Altri guai con la giustizia per la coppia del tubo Tucker. Si tratta di Mirko Eusebi e Ivana Ferrara, che sono destinatari di misure di prevenzione patrimoniali con sequestri finalizzati, si legge testualmente, alla confisca per 8 milioni di euro emesse dal Tribunale di Rimini. I militari del Comando Provinciale, la Guardia di Finanza, infatti, assieme ai carabinieri della Compagnia di Riccione, hanno eseguito il sequestro di quote sociali e beni strumentali di quattro società con sedi in Bisceglie, Rimini, Riccione e Urbino. Saldi attivi di conti correnti, crediti, IVA, nonché due immobili a Riccione e Misano Adriatico e 13 autovetture, tra le quali due Lamborghini, una Countach e una Murgelago del valore di 300.000 euro. Le quote sociali sequestrate hanno interessato società già non operanti e parzialmente fallite. Il provvedimento, che discende dalla normativa del nuovo codice antimafia, è stato applicato alle società di Eusebi e consorte, protagonista del caso del tubo miracoloso, che doveva consentire alle caldaie domestiche e aziende private di abbattere costi e inquinamento per pericolosità sociale all'epoca delle truffe per la discrepanza tra tenore di vita e reddito. Negli anni delle truffe, dal 1999 al 2002, non risulta alcuna dichiarazione dei redditi. I coniugi, per i giudici, continuavano a fare bella vita con i soldi del tubo Tucker, mantenendo la villa di lusso a Misano Adriatico, ma senza una vera e propria attività lavorativa. In primo grado i due furono condannati per truffa e associazione a delinquere, 11 anni e 4 mesi per Eusebi, 10 anni e 10 mesi per la moglie. In appello le pene erano state ridotte a 6 anni per lui e 5 anni e 7 mesi per lei, con la prescrizione del reato di truffa. Nel 2013 la Cassazione ne ha dichiarato la prescrizione pur ritenendo provati i fatti. Intanto proseguono in sede civile le cause per il risarcimento delle numerose parti civili e davanti al monocratico un secondo filone penale in cui si contesta ai due che hanno rinunciato ai benefici della prescrizione solo le truffe. Gli ulteriori accertamenti della Guardia di Finanza a distanza di anni dall'inizio della vicenda ha evidenziato la sproporzione tra il valore dei beni loro riconducibili individuati in saldi di conti, somme e titoli, beni mobili e immobili già oggetto di sequestro probatorio e successivamente preventivo penale e di redditi apparenti o dichiarati, facendo scattare le misure di prevenzione patrimoniale finalizzate alla confisca.